Siamo all'interno del bagno padronale, qui abbiamo creato un corridoio in legno che entra dalla scala all'interno del bagno proprio per dare continuità di materiali, quindi dare questa sensazione di profondità anche alla zona del corridoio e che si propaga all'interno del bagno padronale. E poi abbiamo creato questa sorta di tappeto che congiunge la zona della doccia e la zona dei sanitari, sempre in gres porcellanato. Sia pavimento che rivestimento troviamo la stessa finitura, un effetto resina avorio nel formato 60x120. All'interno di questa parete, realizzata proprio per andare ad alloggiare il mobile, abbiamo creato una nicchia rivestita in legno con lo stesso legno del pavimento, quindi le finiture si richiamano tra di loro per creare quel concetto di total look a 360 gradi, e anche il piano del lavabo con le due vasche integrate a scivolo che hanno questa particolare linea pulita che diventa lo scarico, è stata realizzata sempre in gres porcellanato nella stessa finitura effetto resina. In entrambi i bagni di questa abitazione la rubinetteria scelta è una rubinetteria in acciaio inox spazzolato. Questi sono due miscelatori in appoggio e è proprio la scelta del modello, è una scelta minimale pulita che accompagna tutte le altre caratteristiche a livello estetico di questa abitazione. La stessa rubinetteria che abbiamo trovato sul piano del mobile la ritroviamo anche all'interno della doccia, quindi una rubinetteria in acciaio inox spazzolato ad incasso sia per il gruppo doccia che per il soffione alloggiato sul cartongesso. Il piatto doccia è un piatto doccia rivestito in gres porcellanato, quindi va quasi completamente a scomparire all'interno del pavimento con la stessa finitura scelta proprio per la realizzazione del resto della pavimentazione dell'abitazione. Proprio per mantenere la coerenza delle linee pulite delle scelte estetiche realizzate in questa abitazione, anche il mobile con doppio cassetto che si trova al di sotto del piano in gres porcellanato è realizzato come una sorta di monolite giuntato a 45 gradi e con una gola unica che mi permette di aprire entrambi i cassetti.